È qui che è avvenuta l'imboscata. Darò un'occhiata in giro. Ma quante impronte! Un gruppo è andato verso ovest. Il carro è stato svuotato e poi abbandonato. Il ladro non può essersi allontanato molto con un tale carico. Colpito alla schiena mentre fuggiva. Saranno stati i banditi.
quello dei banditi. Devo farmi sentire. Prenderò un po' di legname come prova. La vecchiaccia non si fiderà della mia parola. Assistente di Marco, con il legname che mi serve, spero. Assistente? Non penso proprio. Intendevo il guerriero di Marco. Che stupida che sono. Questo ti basterà fino all'arrivo del resto del legname. Per gli dèi. Sei sicuro di lavorare per Marco? Non ha mai mantenuto una promessa prima d'ora. Incredibile. Lavoro per lui, ma non ci assomigliamo per niente. Io mantengo le promesse. Allora, tieni la tua paga. Non dare nulla a Marco. Ah!
Andiamo? Su, andiamo. Mistios, verdura fresca per i tuoi viaggi. La più buona di Cefalonia. No, grazie. Non mi interessa molto la verdura. Non interessa a nessuno. È qui a marcire. Vogliamo fare abbastanza dracme per andarcene da Cefalonia. È ora di cambiare aria. So che intendi. Aspetta, Creusa, credi che possa aiutarci? Forse sì. Prima ditemi di che si tratta. Hai paura degli squali, Mistios? Non ho paura di niente. Non posso dire la stessa cosa. Ce n'è uno molto affamato che ci impedisce di lasciare Cefalonia. Uno squalo. Sorveglia una collana preziosa. Vorremmo prenderla, venderla e andarcene. Il vecchio bandito che l'ha trovata per primo l'ha seppellita vicino a un tempio lungo la costa. Ma l'idiota non ha usato la testa. Il livello dell'acqua si è alzato e ora la collana appartiene allo squalo. La verdura ci frutta qualche dracma, ma quella collana sarebbe meglio. Se è così preziosa, perché non dovrei tenerla per me? Per fare una buona azione, per buon cuore, per darci una possibilità. È in uno scrigno. Se ce lo porterai, prenderemo quello che ci serve per andarcene e potrai tenere il resto. Va bene, ucciderò il vostro squalo. Fallo a fette. Lo troverai a sud, tra le rovine di Crani. Di solito c'è una storia dietro un tesoro. Dicono che la collana appartenesse a Procri. Sai, la moglie di Cefalo. Alla vigilia delle loro nozze, lui gliela donò come promessa di fedeltà. Beh, sappiamo com'è andata a finire. Tipico. Almeno è tornato da Procri in tempo per la sua morte. In che punto dell'isola sono le rovine? Conosci l'isolotto sommerso di Zeus? Trovalo e avrai trovato le rovine. Ora al Tempio dello Squalo. Quando sarà tutto finito non vorrò più vedere verdura. Dai! Forza!
Via! Andiamo. Alexios, sei tornato per parlare della lancia? Sì. Oh, bene. Dimmi, l'hai trovata? Parlavi di una ricompensa. Ah, ma certo, te la sei meritata. Ah, eccoti! Proprio al momento giusto! Mi sono occupato dei banditi e ho recuperato il legname. Confidavo davvero in te, amico mio! Beh, il tuo piano? Allora, io e il Ciclope abbiamo un problema di dracme da risolvere. Lo stesso problema che hai tu, mio rude amico. Non avrei alcun problema se non fosse per te, amico mio. Già. Ma giuro che metteremo fine a questa faccenda. Se insiste a mandarci i suoi sgherri, faremo in modo che se ne penta amaramente. Sentiamo, cosa dovrei fare? Cosa dovremmo fare, vuoi dire? Tu sei il braccio e io la mente. È un lavoro di squadra. Sì, certo. Pensa, a cosa tiene di più il Ciclope? Ai suoi uomini? Alla sua terra? Alle sue navi? No, al suo occhio di ossidiana. Vieni al punto, Marco. E va bene. Glielo rubiamo. Sei impazzito. Prima gli chiedi un prestito e poi gli rubi l'occhio. Averlo significa vincere. E poi lo rivendiamo. Prenderemo due piccioni con un occhio di ossidiana. Farà meglio stare tranquillo o perderà entrambi gli occhi. No, no! Non deve accorgersi di nulla. Non devi farti scoprire. Allora il nuovo arco mi tornerà utile. Il Ciclope tiene l'occhio in casa sua. È troppo prezioso da portare in giro. Una scelta saggia finché non entrerai in gioco tu. Aspetta il calar del sole, infiltrati e rubaglielo. Spero che ne valga la pena. Tu sai qual è il valore dell'ossidiana a Cefalonia? Io non l'ho mai vista. Appunto! E non è solo d'ossidiana, è venato d'oro! D'oro! Non c'è da stupirsi se lo indossa solo in rare occasioni. Quindi salderemo il debito col guadagno. Ripagheremo il grosso del debito. Un vigneto costa caro, sai?
Io non so dove trovare il ciclope. Sul lato occidentale dell'isola. Lì troverai il suo covo. Bene. Ma non te la caverai a buon mercato. Mi ferisci, Alexios, a buon mercato. È quello che fai sempre. Portami l'occhio e ti mostrerò che ti sbagli. Ricorda, non farti scoprire. Capito. Compi la missione e il ciclope non avrà le nostre teste al suo ritorno. Ora devo trovarlo. Se è prezioso come dice Marco, sarà ben nascosto. Ehi là, occhio, ti vedo. Devo nascondermi, se non voglio combattere. Mi serve copertura. Se faccio piano, posso nascondermi tra i cespugli. Malaka! Deve essere prezioso per essere così protetto. Non devo farmi scoprire. Veloce, misti.
Per Zeus, il ciclope non scherza.
Partiamo! Forza! Forza! Fermo! Ehi, fa attenzione! Sai quante guardie lo proteggevano? Tutto per uno stupido sasso. Con questo sasso potremmo comprare una casa. E tuttavia non basta per ripagare il ciclope. Non vedere tutto così nero. Ci siamo divertiti un sacco. Certo, tu ti diverti, io mi gioco la pelle. Non puoi coinvolgermi sempre in queste faccende, Marco. Funzionerà, te lo prometto. Ti ho mai mentito? Non ti rispondo neanche. Prendi l'occhio, ma aspetta a venderlo. Nessun mercante penserà che sia legale. Tutti sanno a chi appartiene. Bene. Non perderlo, occhio! Per oggi ne ho abbastanza. Caire, Marco. Aspetta! Una barca! Non l'ho mai vista prima. E? È troppo bella per questo posto sperduto. Deve essere il ciclope e ha portato degli amici. È tornato. Oh, non riuscirò mai a riposarmi, vero? Eliminali e avremo una preoccupazione in meno. E poi questi stranieri sembrano ricchi come Creso. Il ciclope li paga bene. Ci guadagneremo tutti. Ma sì. Alla fine che cosa ho da perdere? Tu? Io non ti ho mai visto perdere. Allora dove sono? In una casa abbandonata sulla costa orientale. Chissà che tesori nascondono lì dentro. Spediscili nell'Ade e ruba tutto quello che hanno. Diventeremo ricchi! La costa orientale. Puoi essere più specifico? Credo che si siano stabiliti in una casa abbandonata vicino a un boschetto a sud di Sami. Quindi, se quegli uomini non sono di Cefalonia,
Da dove arrivano? Tutto ciò che so è che Cefalonia sarà l'ultimo posto che vedranno. Ho intenzione di tenermi parte di quei tesori. Non si discute. E nemmeno una dracma per il tuo mandante? Il resto servirà a saldare il debito. Sono le mie condizioni. Va bene. Ora mostra a quegli stranieri come si combatte a Cefalonia. Fai scorrere il sangue o sarà il tuo a scorrere. Oh.